Salve a tutti, sono Mattia, per le amiche più intime Mattioschi, e sono qui quest'oggi per darvi il benvenuto a Pop-Up News, la rubrica in cui riassumiamo le notizie della giornata. Downton Abbey sarà un successo? Prime recensioni per Knives Out, reboot in arrivo per Face Off, mentre It Capitolo 2 terrorizza il box office. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale di Screen Week e di cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornati. Se oltre a vedere il mio bel faccione volete anche ascoltare Pop-Up News, il nostro podcast è a vostra disposizione, trovate tutti i link in descrizione. Downton Abbey sarà un successo? Per chi non lo sapesse, Downton Abbey è una serie britannica che segue le vicende dell'aristocratica famiglia Crawley e dei suoi servitori. In Italia ha avuto un riscontro abbastanza tiepido, ma in Inghilterra e negli Stati Uniti è diventata una serie di culto ed ecco perché qualcuno ha pensato di trarvi un film. Chi lo andrà a vedere però? Parecchi, almeno a giudicare dalle prime stime di incasso. Parliamo di una somma tra i 14 e i 19 milioni di dollari. Poca roba se pensiamo ai blockbuster più quotati, ma per una pellicola simile rappresenta un risultato considerevole. Vedremo altri film tratti da serie nel prossimo futuro? Prime recensioni per Knives Out, film da Oscar? La pellicola diretta da Rian Johnson, sì, il discusso regista di Star Wars Gli Ultimi Jedi, è una rivisitazione dei gialli alla Agatha Christie, con un cast ricco di grandi nomi come Daniel Craig, Chris Evans e Jamie Lee Curtis. Il film è stato presentato in anteprima al Toronto Film Festival e al momento può vantare il 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes. Certo, è ancora presto per esprimersi, ma dato che stiamo entrando ufficialmente nella stagione degli Oscar, anche Knives Out è da tenere decisamente d'occhio. Face Off, reboot in arrivo. Il film del 1997, mi sento vecchio, diretto da John Woo con John Travolta e Nicolas Cage, che si scambiavano letteralmente le facce, è pronto a tornare sul grande schermo, ovviamente in veste rinnovata, con un bel ributtino che fa tanto tendenza. Il cast tecnico e attoriale è ancora ignoto, sappiamo soltanto che lo sceneggiatore sarà Oren Uziel, che è noto per 22 Jump Street, che era una commedia action. Il reboot di Face Off potrebbe prendersi meno sul serio e apparire più scanzonato? Lo scopriremo presto. It Capitolo 2 terrorizza il box office, non solo quello italiano, ma soprattutto quello del mercato di riferimento principale, United States of America. Il film è esordito con un incasso nel primo weekend pari a 90 milioni di dollari, una somma a dir poco considerevole se consideriamo che stiamo parlando di una pellicola horror vietata ai minori. Certo, il capitolo 1 aveva debuttato ancora meglio, diventando poi il film horror con il maggior incasso nella storia del cinema. It Capitolo 2 probabilmente non supererà quel record, ma il successo è comunque evidente. Queste erano le notizie del giorno, se volete segnalarne altre oppure dibattere e farci sapere la vostra, scatenatevi nei commenti. Per oggi da Mattioschi è tutto, noi ci vediamo domani alla stessa ora, ciao!